Allora, queste nella scelta di Lorentz sono le equazioni dei potenziali in elettrodinamica, dove A è il potenziale vettore magnetico e φ è il potenziale scalare elettrico. Con questi due potenziali voi potete generare il campo elettrico e il campo magnetico. Come? Il campo magnetico lo si genera così, il campo elettrico per generarlo servono tutti e due i potenziali. Questo è uno dei messaggi molto importanti. Allora, in una regione dello spazio dove non c'è nulla, dove non ci sono né cariche né densità di corrente, dove rho è uguale a 0 e J è uguale a 0, queste due equazioni nella scelta di Lorentz diventano queste: 0, 0, J è uguale, rho è uguale a 0 e J è uguale a 0. Ok? Quindi nella zona vuota, nelle regioni dello spazio vuote, le equazioni dei potenziali si riducono a queste due equazioni, l'ho scritto così o così. Quindi il Laplaciano, che è la derivata, che sono le derivate seconde spaziali, sono legate alle derivate seconde temporali. Qua ci sono le derivate seconde spaziali, qua ci sono le derivate seconde temporali. Queste sono derivate seconde pure. C'è la derivata seconda rispetto a x due volte, rispetto a y due volte, rispetto a z due volte. E qua c'è la derivata seconda pura rispetto al tempo, derivo due volte rispetto al tempo. È un'equazione molto importante che adesso voglio brevemente discutere. Ok? Quindi nei potenziali questa equazione appare nelle zone dove non ci sono né cariche né densità di corrente elettrica, quindi in zone vuote. Questa stessa equazione appare anche, senza passare per i potenziali, appare proprio nei campi elettrici e magnetici. Considerate l'equazione di Maxwell nel vuoto. L'equazione di Maxwell nel vuoto, cioè dove ρ è uguale a 0 e J è uguale a 0, sono queste qua, no? Allora, per esempio, prendete questa qua, che è l'equazione di Faraday, e fate il rotore di questo. Fate il rotore. Quindi fate il rotore del rotore di E. Allora, dal punto di vista matematico, c'è il teorema che abbiamo discusso e di cui siete responsabili, abbiamo dimostrato in classe. C'è la matematica che dice che il rotore del rotore di E è uguale al gradiente della divergenza di E meno il Laplaciano di E. Ma nella zona vuota, dove non ci sono ρ, la divergenza di E vale 0. Ok? Ma la fisica cosa dice? Che il rotore di E è il rotore della derivata di B rispetto al tempo, perché sto usando l'equazione di Faraday, sto prendendo questo, no? E sto facendo il rotore. Di nuovo qua c'ho il segno meno che mi esce fuori e faccio l'inversione, l'ordine di derivazione, queste sono derivate spaziali, questa è derivata temporale. Quindi avrò derivate seconde miste, spazio e tempo, però non sarà dipendente dall'ordine per il teorema di Schwarz. Quindi questo passaggio è Schwarz. Vedete che ho scambiato l'ordine e quindi ho la derivata rispetto al tempo del rotore di B. D'accordo? Ma il rotore di B cosa vale? Per la legge di Ampère-Maxwell, nel vuoto c'è solo il pezzetto dato da Maxwell perché non ci sono densità di corrente. Ok, il rotore di B, questa roba qua, è uguale a questa roba qui. Quindi questo è questa roba qua, che ho la derivata rispetto al tempo, cambiato di segno, di qualcosa che è già stato derivato rispetto al tempo, del campo elettrico. Quindi ho la derivata seconda del campo elettrico rispetto al tempo. Quindi in questa sequenza qua ho fatto uso dell'equazione di Maxwell, quindi ho fatto fisica, per di qua ho fatto matematica. E concludo che questo è uguale a questo. E vedete che c'è il segno meno che si elidono e mi rimane questa equazione che ha lo stesso aspetto di quell'equazione lì. Ho il Laplaciano che è legato alla derivata seconda pura del tempo. Le derivate seconde dello spazio sono legate alla derivata seconda del tempo. È lo stesso tipo di equazione. Questa equazione è lo stesso tipo di questi. E potete, rapidamente lo facciamo, ottenere anche un'equazione del genere per il campo B. Come farei? Qua ho preso questo e ci ho fatto il rotore. Prendete questo e fateci il rotore. Quindi fatelo prima di me. Il rotore del rotore di B. Ok? Dal punto di vista della matematica, questo è uguale a il gradiente
della divergenza di B, ma la divergenza di B comunque è sempre 0, vuoto non vuoto è sempre 0, meno il Laplaciano di B. Ok, questa è matematica, ma la fisica dice che questo è il rotore. Per rotore di B è uguale a mu0, epsilon 0, quindi epsilon 0, mu0, la derivata di E rispetto al tempo, ok? Va bene? Questo per Schwarz, epsilon 0, mu0, la derivata rispetto al tempo per rotore di E, d'accordo? Qua è Schwarz. Schwarz. Ma adesso uso la fisica. Cos'è il rotore di E? Il rotore di E, per la legge di Faraday, è meno derivato di B rispetto al tempo. Quindi qua c'ho meno, qua c'è, no, isolare. Questo è uguale a meno epsilon 0 mu 0, la derivata seconda di B rispetto al tempo. Quindi ho questo non c'è perché la divergenza di B è sempre 0, ho questo col suo segno meno che è uguale a questo col suo segno meno, quindi i segni meno si elidono e concludo che ho un'equazione identica a questa qua ma solo per il campo B. Ok? Sappiate fare questi passaggi, sono semplici, ci sono dei PowerPoint, quindi anche se prendete appunti da schifo ci sono dei PowerPoint. Questa equazione, che è un tormentone qua, c'è qua, c'è qua, c'è qua, è un'equazione estremamente importante e vorrei discutere brevemente. Per farlo cancello tutto, comincio da qua. E vorrei descrivere questa equazione qua, che è una versione semplice. Scrivere questa equazione. Questa qua è chiamata l'equazione delle onde. Delle onde, facciamo, poi vi capirete tra un attimo. Intanto ha un nome dell'equazione del signor D'Alembert, di D'Alembert. Ok. E notate, è un'equazione che dice, prendete una funzione f e dice che c'è un legame tra la derivata seconda rispetto allo spazio e la derivata seconda rispetto al tempo. E c'è un parametro qua. Il parametro lo indico con il simbolo v perché alluderà a una velocità. Quindi quando voi vedete questa equazione qua, voi dite, ah, ecco il parametro, epsilon 0. Mu0 lo chiamo 1 su v quadro, perché questo qua cos'è il Laplaciano? È la derivata, cioè a rigore questa equazione qui è questa derivata seconda di b rispetto a x, di D'Alembert tridimensionale 3D, perché c'è sia x, y, 0, questo è il Laplaciano di B uguale epsilon 0 mu 0 derivata seconda di B rispetto al tempo. Questa è l'equazione di D'Alembert 3D, onde tridimensionale. Quello che ho scritto lassù
è l'equazione delle onde di D'Alembert unodimensionale. Capirete più parlo. Vedete, nell'equazione di D'Alembert c'è questo parametro che convenzionalmente si mette nel denominatore. Notate che deve avere le dimensioni di una velocità. Guardate queste equazioni. Per essere dimensionalmente sensato, questo è una lunghezza, addirittura lunghezza quadro, perché è derivata seconda. Questa qua deve essere dunque una lunghezza quadro. Quindi se qua c'è il tempo al quadrato, qua deve esserci una velocità al quadrato. Per quello si mette la velocità, prima cosa. Cioè il parametro che c'è qui, per far sì che questa equazione abbia senso dimensionalmente, deve esserci qualcosa qua giù che ha le dimensioni di una velocità al quadrato. Ok? Quindi quando voi guardate questa equazione, che è la versione 3D, 1D, non si serve questo, non si serve quello, dite, ah, questa roba qua deve avere le dimensioni di una velocità alla meno 2. Per avere dimensionalmente senso a questa equazione, visto che qua ho lunghezza al quadrato, qua giù devo avere lunghezza al quadrato, quindi questa roba deve avere le dimensioni di una velocità al quadrato, alla meno 2, 1 su una velocità quadro, d'accordo? Quindi voi dite, ah ok, questa roba qua, che deve avere le dimensioni di una velocità, quindi di un tempo alla meno 2 e una lunghezza a, no, scusatemi, a un tempo da 2 lunghezza a meno 2, cioè di una velocità di 1 su una velocità al quadrato, questa velocità strana che appare qua sarà proprio la velocità della luce, d'accordo? Ok, voglio adesso parlare dell'equazione di D'Alembert unodimensionale, eccola qua. Lascio a voi convincervi della seguente cosa, c'è nel PowerPoint. La funzione f qua, voglio cercare una soluzione di questa equazione, una f che soddisfi l'equazione di D'Alembert. L'equazione, la funzione f che sto cercando, può dipendere da, sia da x che dal tempo. Perché devo fare la derivata seconda rispetto al tempo, la derivata seconda rispetto allo spazio. È evidente che ho bisogno di tutte e due le dipendenze. Si dimostra che qualsiasi f che dipenda da x e dal tempo nel seguente modo è soluzione. Se dipende da x e dal tempo in questo modo, implicitamente in questo modo, questa è soluzione. Convincetevi di questo. Qualsiasi funzione. Fate la derivata seconda questa rispetto a x, fate la derivata seconda rispetto al tempo e verificate che questo è uguale a quello con questo parametro avanti. Verificatelo. Cioè voi dovete calcolare esplicitamente la derivata di una funzione così rispetto a x, la derivata di questo due volte, poi dovete calcolare rispetto al tempo e calcolarlo due volte. Cioè fare la derivata due volte intendo dire. Non calcolare due volte, calcolare la derivata un'altra volta, prima rispetto allo spazio e poi fatelo rispetto al tempo e verificate che sono uguali se moltiplicati davanti 1 su v quadro, proprio il v che appare qua. Fatelo qua. Come dovete fare? Dovete fare uso del teorema della derivazione delle funzioni composte, perché la f dipende dal tempo, certo, ma dipende dal tempo attraverso questa dipendenza qui. Fatelo, chiederò ai voti più alti, ma l'enunciato è importante. Allora, io voglio che capiate cosa sta succedendo. Silenzio, se no, siccome questa roba c'è sul PowerPoint, a rigore sto perdendo il mio tempo, c'è già tutto. Vi dico, guardate quegli argomenti, portatelo all'esame. Faccio così? Sì. Perché c'è un brusio?
Siete studenti? Sì. Ah, stai in piedi così? No, tanto per rinfrescarti la memoria. Immaginate una funzione, quella che disegno ogni anno, eh? Una funzione così. Una funzione qualsiasi, che ha due gobbe, asimmetrica. E immaginate che questa sia la dipendenza da x nell'istante t uguale a 0. Nell'istante t uguale a 0, d'accordo? Ok. Adesso immaginate che il tempo scorra, questo è l'istante t uguale a 0. Immaginate un altro, un istante successivo nel tempo, ok? Quindi questo è l'istante, il grafico del tempo, se volete, questo è t uguale a 0 e questo è un altro istante t. E fate questo calcolo qua. Di questo parametro che appare qui, quindi io sto sostenendo che questa è una soluzione, quindi io voglio fare il grafico della funzione in un istante successivo. Questo è il grafico della funzione nell'istante t. Che aspetto avrà la funzione in un istante successivo? Sapendo che la funzione ha questa dipendenza, quindi voi dovete convincervi. L'enunciato è che una funzione così, qualsiasi funzione, ecco una funzione arbitraria, che dipenda da x e dal tempo in questo modo, sarà soluzione. Questo è un enunciato di cui siete responsabili. Il mio scopo adesso è di fare il grafico di questa funzione per un istante nel futuro. Questo è com'è la funzione a t uguale a 0, che aspetto ha la funzione a t maggiore di 0. Allora, cosa fate? Guardate questa lunghezza, è o non è una lunghezza? Certo che lo è, perché x è una lunghezza e state sottraendo una lunghezza. Quindi supponete che la lunghezza, cioè il tempo che voi, nell'istante in cui voi volete fare il nuovo grafico per vedere com'è la funzione nel futuro, nell'istante t, calcolate la distanza corrispondente a v per t, alla velocità che appare qua per il tempo. Immaginate che sia, che sia questa grandezza qua. Faccio qualcosa che sia, che io posso riproporre con la mia mano. Eccolo qua. Sì, riesco a riprodurlo fedelmente. Questo sia la distanza VT. È una distanza quello. Io sostengo, questa è una distanza. È il prodotto del tempo, l'istante in cui volete fare il grafico nuovo, per il valore del parametro velocità che sta apparendo qui, cioè qui. Ok? Io sostengo che questo grafico nell'istante t è questa funzione spostata a destra di quale distanza? Proprio di questa distanza qua. Quindi la disegno e poi vi convinco. Allora, io per esempio prendo questa grandezza qua e devo spostare questo picco qui, devo spostare questo picco qui, devo spostare questo punto qui, quindi questo punto qua va a finire qui, mi aiuto con i colori perché se no non capisco niente, questo punto qua. Ups, non rosso, se non capisco niente. Va a finire qui. E questo punto bianco, vabbè, dai. Questo punto bianco va a finire qui. Mentre questo punto bianco va a finire qui. Quindi io devo fare la stessa funzione, magari lo faccio in giallo. Quindi questo punto. Quindi lui deve andare su, aiuto, deve andare su, così, una cosa del genere. Dovete immaginare la stessa funzione traslata rigidamente.
la stessa funzione traslata rigidamente. Attenzione, traslazione rigida. Quando dico rigida, intendo una cosa molto precisa: senza distorsioni, senza distorsioni verso destra. E siccome il tempo sta scorrendo, questa traslazione avviene con una certa velocità. Qual è la velocità di traslazione senza distorsioni? Proprio V. Quindi la traslazione rigida senza distorsioni verso destra alla velocità V. Cioè questa curva gialla, questa curva si sta spostando verso destra alla velocità V. Vediamo di riuscire a convincervi di questo. Per esempio, io sto facendo la funzione gialla, ok? Io voglio fare in un certo punto, che so, in questo punto qui, nel punto X, questo punto X, io voglio plottare, che di nuovo è la parola inglese, io voglio fare il grafico del valore della funzione nel punto X. Cosa devo fare? Questo mi dice che nel punto X non devo prendere il valore f di x. No, non devo prendere f di x, ma devo prendere il valore della funzione non nel punto x, ma nel punto a sinistra x meno vt. Quindi in questo punto qua io non devo prendere quello che per la curva bianca è 0, ma devo prendere il valore che è a sinistra di una distanza vt. Questo è la distanza da t, quindi io devo mettere in questo punto il valore che ho qui, cioè questo punto qua, l'avete visto? Cioè io devo mettere sul grafico nel punto x il valore, non nel punto x, ma nel valore x meno v di t. Fatelo per diversi punti, convincetevi cosa verrà fuori. Per esempio, io voglio questo punto qua, questo minimo. Io voglio il valore da mettere sulla lavagna in corrispondenza di questo punto x. Cosa devo fare? Devo prendere questa distanza, che è la distanza vt, mettermi a sinistra qui e mettere il valore che trovo qua. Ecco il valore che trovo qua. Quindi in questo punto devo mettere quel valore lì. Avete capito? C'è qualcuno che non ha capito? Questa mi sta dando la ricetta per fare il grafico. La ricetta non è questa. La ricetta di qual è il valore della funzione nel punto x non è il valore della funzione nel punto x, ma è il valore del punto x meno vt. Quindi sistematicamente in questo punto vado a disegnare il punto corrispondente qua giù, in questo punto vado a disegnare il punto corrispondente qua, in questo punto è il punto corrispondente qua. Quindi sistematicamente tutto quello che è a sinistra verrà spostato a destra, se vi fermate a pensare. Ma vi dico qualcosa di più, che si dimostra, e dovete dimostrarlo, dovete essere responsabili dell'enunciato e possibilmente anche della dimostrazione, che non è difficile, che non è solo questa, qualsiasi funzione f, guardate, ho fatto una cosa gobba così, qualsiasi funzione, basta che dipenda da x e da t in questo modo, sarà soluzione. Ma anche questa sarebbe soluzione, col segno più. Quindi sia col segno meno che col segno più, avrò soluzione. Ma che aspetto ha la funzione f di x più vt? Cosa sarà? Invece di avere la funzione a due gobbe che trasla verso destra senza distorsioni, ce l'avete che trasla verso sinistra senza distorsioni. Quindi, se voi prendete questa, avete la funzione a due gobbe che è spostata qua. Adesso, mannaggia me. Quindi questa è la posizione del massimo. Quindi è così. Sta spostando per di qua quando c'è il segno più. Qua quando c'è il segno meno. Quando c'è il segno più, la traslazione rigida senza distorsione avviene verso sinistra. Senza distorsione, cosa vuol dire?
che se avete un picco a sinistra e un picco più basso a destra, si sposta nella stessa, mantenendo la sua forma. Non fatevi ingannare, si sta spostando di qua. Col segno meno, la traslazione senza distorsione verso destra, col segno più, la traslazione senza distorsione verso sinistra. Con quale velocità c'è la traslazione? Boh! Chiaro? E deve essere molto chiaro che questa è una qualsiasi funzione. Qualsiasi funzione, qualsiasi funzione. Di nuovo, questi sono i disegni che vi propongo ogni anno. Potreste avere, che so, il profilo della testa di Batman. Questa è una funzione, qualsiasi sia questa funzione, g, se la faccio dipendere da x e da tempo in questo modo, questo va così. Immaginate due funzioni così. Questa la faccio traslare per di là. Questa la faccio traslare per di qua. Cioè questa qui, per esempio, è una fx meno vt. Questa qua è una gx più vt. Dove la funzione f, la funzione f, per esempio questo vale 1, valgono 1, la funzione vale 1 per questi valori di x e vale 0 ovunque da qualche altra parte, ovunque, tranne quell'intervallo lì, mi capite? È una funzione a gradino, una funzione rettangolare, la f è una funzione rettangolare, questa è la funzione f, è 0 ovunque, poi vale 1 e 0 ovunque, la funzione g è 0 ovunque, poi è 1 e poi 0 ovunque. Questa è la funzione gialla, questa è la funzione bianca. Tutte e due sono soluzioni dell'equazione di D'Alembert, è quello che vi sto dicendo. E vi dico anche qualcosa di più, che una qualsiasi combinazione lineare di questa soluzione, se prendete questa, la moltiplicate per A, fate un rettangolo più alto più basso, sarà lo stesso, è una funzione che dipende da x e t in quel modo. Qualsiasi funzione che dipenda da x e da t in quel modo speciale sarà la soluzione. Quindi questa è una soluzione, questa è una soluzione, la somma è una soluzione. L'equazione di D'Alembert prese due soluzioni, la somma è una soluzione. Cosa succede nel tempo? Questo trasla verso destra, questo trasla verso sinistra. Cosa succederà? A un certo punto, dove lo disegno, mannaggia me, avrei potuto fare un fumetto, facciamolo il fumetto. Tutto quello che sto dicendo, tutto quello che sto dicendo, quando Maxwell ha fatto le sue manipolazioni, quando Maxwell ha manipolato le sue equazioni nel vuoto e ha ottenuto questa equazione qui, ha fatto un salto sulla sedia e ha capito di essere entrato nella storia, perché questa equazione lui lo conosceva già dagli studi di fisica che la gente studiava già con la fisica di Newton già da un po' di tempo, no? Lui ha capito di essere entrato nella storia perché ha dedotto subito una cosa, che il campo elettrico nel vuoto si comporta come un'onda, e ha capito che la velocità di propagazione è proprio questa combinazione qui. E ha capito che viaggia, che si comporta come un'onda. E quando ha capito tutto quello che io vi sto dicendo, si applica alle onde elettromagnetiche. Quello che sto parlando è di onde, e lui ha capito che il campo elettromagnetico nel vuoto è un'onda! Si comporta come un'onda. Si può comportare come un'onda, forse è la cosa più corretta.
si può comportare come un'onda, perché se io ho una carica statica e crea un campo colombiano, non è mica un campo, non è mica un'onda, ma basta che io lo faccia muovere e sono nell'elettrodinamica, che qua fuori avrò, nella zona dove non ho cariche e dove non ho densità di corrente, avrò questa equazione qui. Quindi cosa succede? Facciamo il fumetto. Questa è la funzione bianca, questa è la funzione gialla. Dopo un intervallo di tempo, questo è un'inquadratura, dopo un altro un po' di tempo, questa si sarà spostata a destra e questa si sarà spostata, adesso devo fare un disegno un po' in scala, no? Mi pare. Quindi se faccio spostare questo spigolo di questa quantità qua, ok, questa deve spostarsi la stessa quantità, quindi adesso è qui, non vi pare? Questo si sta spostando, questo si sta spostando con la stessa velocità. Potete capire che questo disegno andrebbe fatto con estrema cura. Credo di averlo fatto decentemente nel PowerPoint, perché nel PowerPoint si fa presto a fare questi disegni, no? Quindi, questo è un certo istante, questo è un istante successivo. Cosa succede? Quindi, questo si sarà spostato qua, e questo qua si è spostato dove? Si è spostato qui. Però, quando sono sovrapposti, quando sono nella stessa zona dello spazio, nello stesso tempo, in realtà ho la somma che è la soluzione, quindi in realtà mi si presenta così, no? Giusto? Perché ho questo più questo. Cioè, facciamo il giallo, dov'è il giallo? Questo è il giallo, questo è il giallo, questo è il giallo. Ma è la somma che è la soluzione, quindi il bianco più giallo. E quindi il bianco più giallo, facciamo un altro colore, va, così ci si capisce meglio, spero. Facciamo in blu questo qui. Quindi questo è il blu, questo è il giallo. E il bianco, che è questo qui, è la somma. Poi cosa succede al passare del tempo? Il blu si trova di qua e il giallo si trova di qua, ognuno che continua per la sua strada. C'è stato un attimo in cui ero nella stessa zona dello spazio. D'accordo? In questo istante le funzioni gialle e blu sono in punti diversi dello spazio, si stanno avvicinando, c'è un istante, ci sono degli istanti dove si trovano nello stesso punto dello spazio, nella stessa zona. Poi si separano. Cosa sarebbe successo se la funzione questa qua avesse moltiplicato per un meno 1? Se questo fosse stato meno g. Cioè se B, questo è A e questo è B, se io metto, va bene, A uguale 1 e B uguale 1, d'accordo, ma se B uguale a meno 1, la funzione gialla non sarebbe stata questa, ma sarebbe stata questa. E quindi la funzione bianca, che è la somma, sarebbe stato 0 qua, e poi così, no? Giusto? Questa si chiama interferenza distruttiva, quella di prima è interferenza costruttiva. Le onde si passano attraverso come fantasmi. Ma quando sono dello stesso posto, si sommano le ampiezze. Se sono dello stesso segno algebrico, allora avete interferenza costruttiva. Se uno ha un'ampiezza di segno opposto, avrete interferenza
istruttiva. Quindi, paradossalmente, se queste due funzioni fossero state assolutamente identiche, ma solo uno ribaltato, quindi la funzione gialla fosse stata identica anche come durata, c'è un istante, quando sono nello stesso zona dello spazio, in cui la funzione blu è così, la funzione gialla è così, e per un attimo, cosa vedete? Zero! Si sono distrutti per un po', perché poi proseguono la loro strada. E dopo che si sono compenetrati, troverete la blu che è di qua, e la gialla che è di qua. D'accordo? Ma per un attimo si sono annullati a vicenda. D'accordo? Questa distruzione totale, giusto? Quindi Maxwell ha capito che questo avviene nelle onde elettromagnetiche. Perché è la stessa equazione, questa è la matematica di questa equazione. In particolare, tra le tante funzioni che io, perché questa è qualsiasi funzione, quindi scegliamone una importante, molto importante. Questa funzione qua, coseno. Allora, studente ha capito? Sì, ho capito. E scrive, track. Una funzione coseno che dipende da x dal tempo, così, è soluzione dell'equazione della Bell. Ma io poi glielo schiaffeggio sulle mani e dico, cazzo scrivi? È una buona idea, però c'è un errore fatale. Fatal error, system crash. Qual è l'errore? Che questa roba qua ha le dimensioni di una lunghezza e il coseno, oltre ad essere una funzione adimensionale, l'argomento del coseno deve essere adimensionale. Quindi io sono obbligato a scrivere così. Ho bisogno di scrivere qualcosa qua che abbia le dimensioni di una lunghezza da meno 1. Sono obbligato. Devo scrivere qualcosa qua. E il simbolo che convenzionalmente si usa è il simbolo K. Quindi le dimensioni di K è di una lunghezza da meno 1. Sono obbligato. Ma quando faccio questo, ecco che io ho una soluzione dell'equazione di D'Alembert. Quindi ho un coseno che trasla rigidamente senza distorsioni verso destra. Se era così, ce l'avevo che traslava verso sinistra. D'accordo? Che ore sono? Meno 20 faccio più. Meno 18. Vabbè, più o meno, discuto il caso più o meno. Porto il K sotto, ok? Silenzio, per cortesia. Questa combinazione qua, K per V, che dimensioni ha? Deve avere dimensioni, tutta questa roba deve avere dimensioni di un tempo alla meno 1, perché tutto questo deve essere adimensionale. Quindi, K per V deve avere dimensioni di un tempo alla meno 1. Ok? E questo K per V convenzionalmente si scrive col simbolo omega. Quindi si scrive, stiamo scrivendo questo. Dove V è uguale a omega diviso K. Questa cosa qua ha le dimensioni di una lunghezza alla meno 1. Questa ha le dimensioni di un tempo alla meno 1. Deve essere molto chiaro che dimensione di K è uguale a una lunghezza da meno 1, dimensione di omega è uguale a un tempo da meno 1, e la combinazione omega diviso K è proprio la velocità che ci serve, no? Questo è quello che ho fatto. Quindi, di nuovo la sequenza cos'è? Faccio coseno x meno vt, no. Faccio coseno kx, sono obbligato
e poi non faccio altro che portare dentro questo e ragionare. Questa è la scrittura convenzionale con questa raccomandazione, però, che questa K, questa omega hanno opportune dimensioni, e questa combinazione omega diviso K è proprio la V. Quindi qua la V non la vedete più, la velocità di propagazione, ma c'è, eccola qua. D'accordo? Adesso voglio convincervi cosa sta succedendo. Quindi trascrivo questo qua su, così mi libero un po' di lavagna. A K si chiama il numero d'onda omega, si chiama la pulsazione, pulsazione. Ovviamente K del sistema internazionale si misura in metri da meno 1. Omega del sistema internazionale si misura in secondi da meno 1. Vi ricordate questo? Io lo penso come la parte reale di questo. Ok? Quindi questo qua lo penso come la parte reale di questo. E per gli esponenti, questo può essere proprietà degli esponenti. Vedete che ho ripasso ogni opportunità per ripassare. Quindi questa qua la penso come la parte reale del numero di Eulero. E ho due numeri di Eulero. Ho un numero di Eulero che descrive la dipendenza dello spazio e ho un numero di Eulero che descrive la dipendenza del tempo. Notate che io ho esordito parlando di questa funzione, quindi la propagazione è rigida senza distorsione verso destra, per cui c'è un segno meno e quindi c'è il segno meno qui. Se questa fosse stata la propagazione verso sinistra avrei avuto più e l'asse sarebbe stato più. Quel segno meno viene dalla mia scelta iniziale. Quindi in ogni punto dello spazio io voglio immaginare che ci sia, io voglio fare un problema 1D, problema 1D, quindi è la traslazione lungo l'asse X al passare del tempo, d'accordo? Quindi io farò una sequenza qui, vediamo se mi riesce. Questo rappresenta il tempo, questo è il tempo, time, o l'inglese non guasta. Cosa vogliamo fare, lezione in inglese? Qualcuno mi ha chiesto, professore, potrebbe gentilmente fare una lezione intera in inglese? Sarebbe tanto interessante. Questo è l'asse X. Questo è t uguale a 0, x uguale a 0. Ok? Adesso io in ognuno di questi punti, anzi permettetemi di fare come potrei fare. Non voglio ancora fissare gli assi, ma voglio dire che di qua c'ho lo spazio, poi metto gli assi dopo, e qua c'è il tempo, non ho ancora messo asse X e asse tempo con l'origine, voglio semplicemente dire che disegnerò verso la verticale il tempo che scorre e in orizzontale lo spazio, d'accordo? Quindi io disegnerò adesso un sacco di cerchi, dovete far pazienza, aver pazienza e fatelo anche voi, non aspettate passivamente, disegnerò dei cerchi. Perché cerchi? Perché in ogni punto dello spazio voglio piazzare il numero di Eulero. E il numero di Eulero è essenzialmente un numero complesso che gira su un cerchio unitario nel piano dei numeri complessi. Quindi in ogni punto dello spazio io immagino di avere un numero, il piano dei numeri complessi. In questo punto devo immaginare di avere il numero di Eulero, che è di nuovo un numero complesso che gira lungo un cerchio unitario. Quindi disegno un cerchio. Qua, allo stesso istante del tempo, disegnerò in un altro punto dello spazio un altro cerchio.
un altro cerchio, dovete cercare di girarli equidistanti e più o meno lo stesso diametro. E mi fermo qua perché mi sono stufato. Qua, in un altro istante del tempo, quindi questo, se volete, sono i numeri complessi nello spazio a questo istante. Qua disegno altri cerchi. Molta pazienza. Silenzio! È fatto sul PowerPoint, di nuovo vi minaccio, arrangiatevi o state zitti. Costa fatica a me. E se vi conviene, cercare di starmi dietro. Se siete troppo pigri per disegnare questi cerchietti, cercate di capire o di anticipare cosa sto per fare. Sto per implementare questa ricetta. Chiamerò questo che so t uguale a 0 e questa posizione x uguale a 0. Quindi questo è la... disegnerò su questo piano complesso il numero complesso che è pertinente all'istante t uguale a 0, x uguale a 0. Dove sarà? Sì, so che sono buffo, però non ho alternative, se no faccio errore di parallasse. Voi avete di nuovo i quadretti che io non li ho. Poi disegniamo altri cerchi, ma voglio cominciare già a mettere la carne sul fuoco. In questo punto che freccia disegno? Che colore facciamo? In giallo. Quando t uguale a 0 e x uguale a 0, cosa ho? Questo è 1 e questo è 1. Quindi ho questo vettore qua. Dovete immaginare come lancette di un orologio, eh? In quel punto là la lancetta è ora, quello è il numero complesso 1,0, no? 1 parte reale 1, 0 parte immaginaria, è il numero 1, il vecchio numero 1 che tutti conosciamo, no? Qua cosa disegno? T è sempre uguale a 0, quindi questo non sta cambiando e questo sta cambiando. Quindi io sto cambiando la x, ho aumentato la x, quindi questo numero complesso sta girando in senso antiorario. Quindi supponiamo che in questo punto io lo faccia andare, che sono a mezzogiorno. Qua cosa disegnerò? Siccome sono passi incrementi irregolari di x, allora se andare da qua a qua il numero complesso è girato di 90 gradi, quella lancetta dell'orologio è girata di 90 gradi, qua girerà di altri 90 gradi. Capite cosa sto facendo? Sto aumentando l'esponente di qua, sto aumentando questo, quindi il numero complesso si sta girando in senso antiorario. Quindi se lui è girato di 90 gradi, qua sarà girato così, qua sarà girato così, qua sarà girato così, qua sarà girato così, eccetera. Adesso considero questi punti, questi chi sono? Questi sono lo stesso x, la stessa posizione, ma in istanti diversi. La stessa x, x uguale a 0, ma in istanti diversi. Quando x uguale a 0, questo è il numero 1. Quando t uguale a 0, abbiamo detto questo 1. Ma adesso incremento il tempo. Sto scendendo del disegno, sto andando in un altro istante del tempo. E per fissarli, adesso quando aumento il tempo, questo numero complesso in che direzione ruota? In senso orario. Questo girava in senso antiorario perché c'è il segno più. Questo col segno meno gira in senso orario. Quindi, tanto per fissare le idee, supponete che questo intervallo di tempo, questa freccia abbia girato in senso orario di un quarto. Quindi, in un intervallo di tempo uguale, questo numero complesso ruota di un altro 90 gradi in senso orario, è così. Un altro, eccolo così. Riempite! Questo a t uguale a 0, a t lo stesso incremento, questo girerà in senso orario, così. Questo così. Questo così. Questo così. Questo così. Questo così. Questo così. Correggetemi se sbaglio, eh? Siete intelligenti voi, più di me. Avete più neuroni di me ormai.
magari i miei sono connessi meglio dei vostri, però le potenzialità vostre sono molto superiori ormai alle mie. Le mie potenzialità stanno decrescendo, stanno andando a puttane. Invece voi siete nella... Continuiamo un po'. Guardate! Se io vi chiedo di guardare questo punto qui, alla fase, cioè all'orologio, alla lancetta, a ore 3, trovate un altro punto che ha l'orologio messo allo stesso modo. Eccolo qua. Quindi i punti che hanno fase ore 3, sta spostando verso destra. Prima è qua, nella posizione X, poi lo trovate qua, si è spostato a destra. Si stanno spostando a destra, i punti che hanno le lancette messe così, si sta spostando verso destra. Continuiamo un po', tanto per avere di nuovo questo che è solo un altro cerchio, va? Un'altra fila di cerchi. Quindi, dov'è giallo? Per l'arancione, quindi... Di nuovo, quando vado nella direzione a x costanti, ma all'aumento del tempo, giro in senso orario. Dovete stare attenti a questo. Questo dovrà girare in senso orario, questo dovrà girare in senso orario, questo dovrà girare in senso orario, senso orario, senso orario. D'accordo? Guardate, qual è la distanza... Fissatevi a un certo istante del tempo. In certo istante del tempo dovete dire, vuol dire guardate una riga e cercate due punti nello spazio allo stesso istante, due punti nello stesso istante che hanno la stessa fase, cioè che l'orologio ha la lancetta allo stesso modo, cioè che il numero complesso vale lo stesso. Qual è la distanza tra quei punti? Eccolo là, questo qua ha la stessa fase. Questa distanza qua, ok, dove in un certo istante lo spazio che dovete spostarvi in un certo istante per trovare la stessa fase si chiama lunghezza d'onda. Io devo spostarmi in un certo istante, come se io facessi una fotografia, tac, ho una istantanea. In un certo punto della foto io ho il valore di fase che ha attratto la mia attenzione. Cerco nella foto un altro punto che ha lo stesso valore di fase. Quella distanza si chiama lunghezza d'onda. Questa si chiama la lunghezza d'onda. È indicata con la lettera lambda. Ok? Quindi lambda è la periodicità spaziale. Ci sarà una periodicità temporale. Scegliete un punto dello spazio. Un punto. E fate passare il tempo. Quanto tempo deve passare affinché la fase si ripeta? Trovate lo stesso valore di fase. Questo è il valore ore 13, ore 15. Qual è l'intervallo di tempo in questa posizione dello spazio? Quindi quando scegliete un posto dovete rimanere nella colonna di questi disegni. In questa posizione dello spazio quanto tempo deve trascorrere per trovare la freccia gialla nella stessa posizione? Questa qua. Quindi questo intervallo di tempo, lo faccio in rosso, questo intervallo di tempo, che è la periodicità spaziale, scusatemi, temporale, periodicità temporale, si chiama il periodo e si indica con la lettera T. Quindi avete una periodicità spaziale, avete una periodicità temporale. Ok? E vedremo sto pomeriggio. Forse, vediamo, oggi abbiamo 3 ore, sì, dovremmo riuscire a farci, che la lunghezza d'onda è uguale a 2t greco fratto k, è il periodo, e 2t greco fratto omega. Vedremo questo pomeriggio a questo punto. Cioè, questo k che appare qui è legato alla periodicità spaziale. 2π greco diviso k vale la distanza che dovete spostarvi in un certo istante del tempo per ritrovare il valore del numero di Eulero oppure il valore della fase, eccetera, eccetera, eccetera.
E di nuovo deve essere molto chiaro, questo è il mio tic, che questo punto qua si sta spostando verso destra con la velocità v. Questa distanza in questo tempo è la velocità. Quindi da questo disegno vedete che la velocità è uguale a lambda diviso il periodo. Infatti, se mettete dentro la formula, questa tante volte è scritta così. 1 sul periodo è chiamata tante volte la frequenza. E quindi la formula da ricordare è che la velocità di propagazione di questa dei punti di ugual fase, i punti che hanno un certo numero di fase si propaga verso destra con una certa velocità. La velocità di propagazione, la velocità di fase è chiamata anche la velocità di fase, cioè questa fase si ripropone in punti diversi dello spazio, al passare del tempo si sta spostando, d'accordo? Questa tante volte scrive così, lambda per la frequenza, quindi questa formula qua dovete tatuarla sul vostro corpo, questa, come anche questa. Ovviamente queste due formule dicono esattamente la stessa cosa perché questo è il legame tra K e lambda, tra omega e T. Questa formula in teoria l'avete visto? Chi ha visto questa formula? Alzate bene la mano. Poche persone, direi un terzo l'hanno visto. Ci vediamo alle 2.